progetti Pius per le mura urbane portano una bella notizia agli abitanti dell'area via del Borghetto, via Garibaldi, via Santa Marta. A Pisa non solo saranno recuperate le mura, ma saranno ripristinati i percorsi capaci di fornire un'inedita vista sulla città dall'alto dei bastioni. Saranno approntati anche i percorsi esterni attraverso la porta riaperta fino a via Garibaldi. E proprio dietro l'edificio dell'ex riformatorio, con accesso da via delle Concette, si avrà la creazione di un parco urbano di 10.000 metri quadri con posto e giochi per i bambini. È molto importante dare un polmone verde, è un primo esempio, perché ve ne saranno altri. Il Pius ha anche questa virtù, perché intorno alle mura noi liberiamo molti ettari di verde che saranno a disposizione dei residenti o di chi vuole godere del centro storico. Penso ad altre zone, per fare un esempio, penso alla zona di San Zeno. Piazzetta del Rosso, è stato spiegato, è un luogo di Pisa da riscoprire. Oggi non si vede perché è nascosto dall'edicola dei giornali e dalle due cabine del telefono semidistrutte, soprattutto dalla macchina contapolveri posta proprio all'inizio di via del Borghetto. Eppure la piazzetta è deliziosa, il comune si impegna, anche perché è richiesto ai residenti, a togliere tutti gli ostacoli alla fruibilità. Diverso il discorso di piazza San Silvestro, dove ci sono raccolte di firme, appelli, prese di posizione per un progetto che, è stato spiegato, ancora non c'è. Il recupero della piazza, oggi poco vissuta dai residenti e impraticabile per i bambini, è un obiettivo del comune, soprattutto dopo che i restauri della chiesa e dell'edificio dell'ex Tuar stanno trasformando in bellissima la già bella piazza. Incaricati del progetto sono gli architetti del comune Pasqualetti e Daule, che ancora non hanno iniziato né tantomeno prodotto e concluso alcunché. La piazza, questa è l'idea, sarà recuperata tenendo conto dei restauri avvenuti, del parco a verde in fondo a via delle Concette, della liberazione di Piazzetta del Rosso, e il monumento a Franco Serentini resterà laddove oggi. Sugli alberi il comune ragionerà assieme all'Università di Pisa riguardo alle soluzioni più convenienti.